Allora, questa mattina avete visto, sono andata in spiaggia a fare una passeggiata, ma poi a un certo punto ho dovuto spegnere il telefono perché si è alzato un vento incredibile, che sta continuando anche adesso. Infatti sto tenendo il bastone del selfie con due mani, sperando che non traballi troppo. E niente, appunto, vi stavo dicendo che stamattina abbiamo dovuto fare la famosa fuga del cavallo morto, io e mia mamma, perché si è alzato un vento pazzesco e nonostante avessi maglietta, felpa, pantaloni lunghi, faceva veramente veramente troppo freddo. Quindi sono proprio scappata via dalla spiaggia, tempo di fare qualche foto e qualche video, e poi abbiamo fatto i 3 km di ritorno tutti di corsa. Infatti non oso immaginare domani e dopo la mia schiena come sarà messa, perché sembravamo proprio impazzite, correvamo indietro, ma non solo noi, tutta la gente che era lì in spiaggia, avevano messo tutti i teloni, però un sacco di gente è scappata indietro. E adesso, proprio adesso, mia mamma ha parlato con José, il nostro giardiniere, e le ha detto che la televisione canaria ha fatto vedere al telegiornale che i prossimi 2 giorni la situazione peggiorerà e ci sarà una forte allerta meteo su tutta l'isola. Quindi oggi pomeriggio c'è tanto vento, però diciamo che la nostra piscina è piuttosto riparata, perciò ne approfitto per andare a rilassarmi un pochettino, scaldarmi un po' la schiena, perché stamattina ho preso troppo troppo freddo, e poi quella corsa lì che ho fatto, immagino il male che mi verrà fuori domani o dopo. Perciò ho bisogno di incamerare un pochettino di calore nelle ossa e nei muscoli. Quindi adesso vado un pochettino a stendermi, anche un'oretta o due sono sufficienti. Vado a stendermi un po' al sole e se riesco vi faccio un piccolo video, magari vi vlog un attimino la situazione, ecco. E poi noi ci vediamo più tardi per il solito saluto serale. A dopo! Allora, qui sembra esserci un pochino meno vento, la piscina è piuttosto riparata, perché vedete, adesso la sto inquadrando da un punto, è diciamo schiacciata tra virgolette tra due bungalow, uno qui e l'altro lì, e per quanto, essendo chiusa dentro, c'è molto molto meno vento. Comunque adesso mi avvicino al lettino così vi dico direttamente da lì come si sta. Allora, mi sono appena seduta sulla sdraio, sul lettino, insomma. Si sta decisamente meglio, perché vedete, quelle sono le palme che ci sono su strada. Quello è uno stradone principale che passa proprio dietro casa nostra. E lì vedete che il vento è molto forte, vedete come si muovono le palme. Invece qui in piscina da noi siamo un pochettino più riparati. Quindi qui sdraiati si sta veramente bene, perché il sole scalda, c'è un po' d'arietta fresca che non fa sudare, però non fa per niente freddo, anzi, guardate che bel sole che c'è oggi pomeriggio. Per il momento non ci sono nemmeno nuvole. Speriamo che il vento non ne porti. Nel frattempo è arrivata anche mia mamma. Mamma, saluta. Aspettate. Guarda che ti sto inquadrando. Ma devi salutare adesso. Ah, diciamo che mia mamma come tempistiche non è molto. No, perché anche quando siamo in giro che le dico mamma saluta, o saluta troppo presto o troppo tardi, alla fine facciamo sul casino tutte e due. Vabbè, niente ragazzi, come vi dicevo adesso mi stendo. Ecco, perché adesso sono sul lettino di mamma. Io ho già preparato il mio, le mie parole crociate. Vedete, la mia postazione è già pronta. Così mi metto a pancia giù in modo tale che il sole colpisca tutta la schiena, perché sia la lombare che la dorsale stamattina si sono proprio surgelate. E io quando prendo freddo mi si contraggono i muscoli e non vi dico come sto messa. Va bene, dai, ci vediamo più tardi, così magari faccio vedere un po' che cosa mangerò stasera. Anche perché
Sinceramente non ho ancora deciso, ma qualcosa al volo perché oggi non ho voglia di cucinare, voglio approfittare del sole. A più tardi. Eccoci qui, come promesso vi faccio vedere la mia cenetta di stasera. Allora, ho preso un po' di tonno al naturale, diciamo che soltanto mezza scatoletta perché non ho particolare appetito. L'altra la mangerò poi domani con l'insalata. Comunque, un pochettino di tonno al naturale e un po' di piselli surgelati che ho ripassato in padella con un soffritto di cipolla. Stasera, ripeto, appunto, non mangerò molto perché, vabbè, è stata una giornata un po' particolare, diciamo che si è conclusa in modo un po' particolare. Dopo che sono venuta via dalla piscina, praticamente mi sono schiantata contro un ombrellone. No, siccome c'era un ombrellone aperto che era in mezzo al vialetto che conduce alla piscina e c'era il riverbero del sole, non l'ho visto e per 2 centimetri non ho preso l'occhio. Quindi adesso c'ho una botta in fronte, un male pazzesco. Non avevo ghiaccio al momento da mettere, quindi ho messo subito un po' di pomata, però mi fa ancora male la testa, quindi diciamo che la giornata non si è conclusa nel migliore dei modi. Comunque, vabbè, inconveniente a parte, vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine di questo video, vi abbraccio e spero di rivedervi presto in un nuovo video, speriamo una giornata un pochettino più fortunata. Buona serata e buonanotte.